Ciao amici, Juventus 4, Napoli 3 ed è già pazzesco così. Siamo all'esterno dell'Allianz Stadium, è terminata la partita che ha visto i bianconeri vincere al Cardiopalma grazie a un'autorete incredibile di Koulibaly proprio nei minuti di recupero e onestamente qui dovremmo analizzare tutto per ore, per giorni, per settimane perché credo che una partita del genere chissà quando la rivedremo. Una Juventus che per oltre 60 minuti gioca un calcio stupendo, segna 3 reti, ne sfiora altre e poi incredibilmente un blackout di condizione, e qui domani analizzeremo il perché. Io ci aggiungo l'uscita di Khedira, che al momento ha solo 60 minuti di autonomia, e non è un caso che via lui, per la mancanza di gamba, la Juventus abbia subito 3 gol, ma questo è un argomento che appunto affronteremo domani nell'analisi a freddo. Questa a caldo invece è più di pancia ed è lo stadio che finalmente torna a tifare, torna a sostenere una squadra che ha vinto 8 scudetti di fila e che quest'anno dovrà lottare alacremente in maniera battagliera per provare a vincerne il nono, perché questo Napoli comunque è forte. È vero che per 60 minuti è stato messo in difficoltà, ma alzi la mano chi sul 3-0 avrebbe pensato che il Napoli potesse tornare in partita addirittura segnando 3 gol. Buonissime le scelte dalla panchina di Carlo Ancelotti, che si affida a Mario Rui che spinge e fa un assist, Lozano segna il debutto, questo è un giocatore molto interessante e sicuramente lo vedremo in questa edizione della Serie A. E sulla Juve oggi ci sarebbe un manicomio di parole da spendere. Di sicuro restano i 6 punti tra Parma, questa partita con l'handicap di non poter avere Maurizio Sarri in panchina che sta curando a polmonite e tornerà a Firenze, e con una continuità di formazione, ovviamente tolto Chiellini al quale auguriamo un pronto ritorno e soprattutto diamo un affettuoso abbraccio, e quindi all'insegna della continuità la Juventus si è presentata al Tardini e ha vinto, e si è presentata oggi allo Stadium e ha vinto soffrendo, però in entrambe le partite per 60 minuti secondo me si è vista una Juventus bella, bella, bella. Cosa lascia questa partita? Sicuramente a livello difensivo la Juve si deve registrare, l'abbiamo capito nel precampionato, senza Chiellini sarà ancora più dura. Onestamente non me la sento di gettare la croce su De Ligt. De Ligt secondo me ha sulla coscienza 2 gol, però non era facile al debutto, dovendo sostituire un imprescindibile, nonché il capitano Chiellini. È chiaro che anche al netto di una condizione atletica non ottimale si è andato in difficoltà, ma come tutta la retroguardia. Bene Danilo, che segna il gol più veloce di uno straniero in Serie A, secondo nel primato globale solo dopo il gol di Paloschi, quindi stranieri a parte, o meglio inclusi, vi lo ricordate, no? Quello che segnò con il Milan, però al di là del gol mi sembra buona la sua prestazione e credo che sia destinata a scalare rapidamente gerarchia e quindi mettere in panchina automaticamente De Sciglio, che è uscito per infortunio, capiremo nei prossimi giorni l'entità. Insomma ragazzi, fatemi sapere il vostro commento e fatemi sapere se avete bisogno di un cardiologo, perché ho messo anche un post su Twitter, ho scritto auguri e buon lavoro a tutti i cardiologi, perché veramente questo 4-3 è stato incredibile, però spettacolo uno spettacolo, l'educazione di entrambe le tifoserie e anche poi i gesti affettuosi dei giocatori bianconeri nei confronti di Koulibaly, che secondo me più che un'autorete ha commesso una sciocchezza incredibile, perché col piede debole, dopo una rimonta simile e con una palla che avrebbe potuto gestire con più tranquillità, fare quello che ha fatto sicuramente non è sinonimo di lucidità, ma l'avevamo già capito quando si è fatto beffe di lui Higuain, tra l'altro trovando un gol bellissimo, il primo di questa stagione per lui, il primo con la maglia numero 21. E ricordatevi ragazzi, se siete tifosi di questa squadra che gioca qui alle mie spalle, ovvero la Juve, mettete like ai miei video e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube di Romeo Agresti. Un abbraccio e ci vediamo domani per il commento a freddo.